cominciamo. Due cose. Innanzitutto volevo ringraziare Don Enrico per avere, come dire, accettato di stare con noi questa sera e per aiutarci a spaziare, ad allargare lo sguardo della mente, del cuore rispetto alla sua esperienza di Caritas Diocesana, come è nata, come parroco, come l'ha vissuta, come direttore anche e così via. E poi, se vi ricordate, la volta scorsa c'era Don Francesco che ci ha aiutato in qualche modo ad approfondire alcuni aspetti. Emergeva anche che il compito della Caritas in genere, ma anche della Caritas parrocchiale, quindi è proprio quello di fermentare la pasta, di essere lievito, no? Quell'incontro di oggi con Don Enrico sarebbe, diciamo così, il terzo dei tre incontri che ci avevamo prefissati. Proviamo ad aggiungere un altro tassello, proprio sullo specifico, se vogliamo così, romano. E io mi fermo subito, lascio la parola a Don Enrico. Come al solito, come abbiamo detto, dopo il suo intervento, magari lasciamo spazio a qualche domanda, a qualche approfondimento, così. E poi, se vi ricordate, i referenti di prefettura avevamo detto dopo, a fine incontro, eventualmente di fare con voi una brevissima condivisione del documento del famoso fondo alleanza, fondo lavoro e così via. Però lascio subito la parola a Don Enrico. Don Enrico, se vogliamo cominciare con una preghiera. Tocca a te. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ah. Amen. Padre nostro, Che che sei sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, nome, venga il venga tuo il tuo regno, regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. rimetti A a noi noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Bene, buon pomeriggio a tutti, grazie a Don Ben per questo invito. E non so, ecco, se riuscirò a corrispondere alle esigenze e bisogni, alle attese che voi avete, ecco, no? Se non ho capito male, ecco, così dovrei fare un po' un percorso di riflessione su quello che è stato, quando è iniziato, come è andato avanti nella Caritas, anche nel mio rapporto con la Caritas. Io ringrazio il Signore perché mi sono trovato, ecco, vicino a delle persone molto sensibili a questo aspetto. Ecco, l'amicizia con Don Luigi mi ha permesso di capire all'inizio, ecco. E poi, siccome Don Luigi era molto amico anche di Don Carlo Graziani, che era il mio parroco, per cui già da giovane ho avuto così la possibilità di incontrarlo, di riflettere e di capire con lui anche le problematiche, sia quelle ecclesiali, sia quelle così, della società. Gli ultimi anni, quando lui ancora stava, ci vedevamo ogni mese, così la domenica sera a Piazza Poli, e quindi insieme si rifletteva sulla realtà della Chiesa, sulla realtà della nostra società, per cui ho avuto questa grazia. E ricordo anche quando lui ha iniziato il percorso così a Ponte Casilino, che mi ha interpellato, e lì abbiamo iniziato anche con i nostri giovani di San Frumenzio per aprire, ecco, l'ex scuola, per farlo diventare quello che è stato poi Santa Giacinta, ecco, la casa di accoglienza di Santa Giacinta, no? E ricordo anche quando degli anni 90, non mi ricordo, dietro l'abside della chiesa di San Frumenzio, sulla via dei Prati Fiscali, mettemmo un grande striscione dove c'era questa scritta enigmatica, ma così anche significativa per noi. Ecco, no? Quest'anno Gesù nasce anche a Ponte Casilino, con, ecco, una scritta di 15 metri, una scritta grande, la gente che passava si domandava cosa significasse, ecco, no? Perché eravamo veramente a una grossa attenzione, ecco, così in quello che Don Luigi ci proponeva. Allora, una delle idee così più importanti che vorrei comunicare è proprio questo qui. Lo dico con un aneddoto.
che mi ha colpito molto in questo periodo, quando io ho fatto questo tipo di servizio alla Chiesa di Roma, che mi ha raccontato una volontaria. Ecco, no? Credo che le persone che si avvicinano alla Caritas si avvicinano forse con certi modi di pensare e di vedere, poi pian piano si rendono conto, ecco, così, che devono acuire un pochino con il loro sguardo, le loro orecchie, la loro mente, per capire sempre di più, approfondire le tematiche. Ecco. Mi ricordo, e questo episodio, questo aneddoto, io l'ho raccontato tante volte, ma mi sembra proprio significativo per dire, secondo me, che cosa dovrebbe essere la Caritas. Mi diceva questa volontaria, cioè, da quando ho cominciato a fare volontariato e vengo in Caritas, io sono diventato più sensibile, più attento a quello che capita intorno a me. Una volta stavo vicino alla stazione Termini, passavo in quella strada e ho visto una persona seduta per terra, così. Allora mi sono avvicinato e ho visto che aveva le scarpe tutte rotte, quasi. Allora mi sono avvicinato e ho detto a questa persona, ecco, no? Vedo che, come va, buongiorno, buonasera, eccetera. Vedo che c'è le scarpe rotte. Sì, c'è le scarpe rotte. Bene, facciamo così, guarda, io adesso te le vado a comprare. E la persona seduta per terra, ma no, lascia stare, no, 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 non mi serve, non mi serve. Ma no, vieni, vieni con me, guarda, ma guarda che le pago io, vieni, vieni con me. E la persona seduta per terra gli fa, ma no, lascia perdere, ma mettiti seduta qui, sta vicino e parliamo un po'. Ecco, questa persona mi ha fatto capire che cosa dovrebbe essere la Caritas, non è solamente comprare delle scarpe o riparare dei piedi, ma accogliere delle persone, mettersi seduta accanto a queste persone, ascoltarle, perché queste persone si devono sentire, ecco, persone. Credo che il discorso, se non ho capito male, che dovrei fare, ecco, con voi, è quello di vedere come, ecco, questo percorso della Caritas è iniziato e quando è iniziato e quali sono state le idee che hanno spinto, ecco, così, già Paolo VI a iniziare questo tipo di percorso. Voi sapete tutti, che credo che l'abbiate sentito parlare, ecco, che prima della Caritas, la Caritas l'ha voluta Paolo VI nel 1971, prima di questa data c'era quello che veniva chiamata l'ODA. L'ODA significa Opera Diocesana Assistenza. E questo qui, tenete presente che si parla degli anni 50-60, 60-70, i 20-25 anni che sono passati dopo la Seconda Guerra Mondiale, dove la povertà qui in Italia era spaventosa e dove tante persone avevano bisogno proprio del pane quotidiano. Opera Diocesana Assistenza significava dar da mangiare ai bambini che venivano in chiesa, gli si dava il panino, gli si dava la cioccolata, gli si dava questo e quest'altro. Allora, in ogni chiesa, in ogni diocesi era stata istituita, fatta nascere la Opera Diocesana Assistenza. A Roma avevamo la POA, Pontificia Opera Assistenza, quindi la stessa cosa. Paolo VI, a un certo punto, così proprio a metà del suo pontificato, quasi alla fine del suo pontificato, perché ha cominciato nel 1963 e poi è morto nel 1978, nel 1971 ha sentito l'esigenza di riprendere l'idea del Concilio e quella di evitare che si facesse questa opera di assistenza ai poveri. E quindi ha voluto costituire la Caritas non come assistenza ai poveri, ma come animazione del popolo di Dio verso un impegno di testimonianza. La frase più importante che io mi sono sempre segnato e che ho sempre detto di Paolo VI era questa: che cos'è la Caritas diocesana? La Caritas diocesana dovrà essere prevalentemente strumento per creare una cultura della solidarietà, privilegiando la scelta educativa prima di quella operativa. I destinatari primi dell'azione della Caritas non sono i poveri, ma tutta la comunità che si mette al servizio dei poveri. Quindi il concetto fondamentale che Paolo VI voleva che uno strumento che più che dar da mangiare a qualcuno facesse capire alla comunità cristiana che si può essere discepoli di Cristo solamente se si spezza il pane, non solamente quello eucaristico, ma si spezza il pane anche quotidiano. E da dove è partito questa idea? È partita proprio dall'idea che se tu riesci a capire che quello che il Signore ha fatto per te, quindi io ti devo far capire che il Signore mi ha voluto talmente bene
E quello che sto facendo io è un segno per quello che il Signore vuole fare per te. In questo momento il Signore ti sta salvando, come annunciato dalla parola di Dio che tu ascolti, perché io te lo mostro attraverso i miei gesti, attraverso le mie opere. Quindi l'azione era fondamentalmente pedagogica. Il discorso di pedagogia della Caritas deve essere fondamentale, altrimenti, poi dopo lo vedremo, anche Papa Francesco lo dice spessissimo, ecco, noi diventiamo una ONG, bravi ingegneri ONU, piuttosto che missionari dell'amore di Dio. Questo qui è terribile, se noi ci vedessero in questo modo, come concorrenziale ad altre ONG, noi magari ci diciamo più bravi, più attenti, più sensibili, poi in fondo non siamo altro quello che fanno gli altri. Noi dobbiamo essere i testimoni dell'amore di Dio attraverso non solamente le nostre parole, ma attraverso le nostre opere. Ricordate quella frase, quello slogan che abbiamo ripetuto tante volte, ecco, no? Diceva San Francesco ai suoi frati, va, parla di Gesù, se non ci riesci utilizza pure le parole. Ecco, la Caritas deve essere un parlare di Cristo non solamente con le parole, ma soprattutto attraverso i gesti, ma se non parla di Gesù diventa una ONG. La Chiesa italiana ha fatto questo percorso, ecco, dal 1971 si è molto impegnata per questo aspetto, ha capito, ecco, quello che Paolo VI voleva. Tant'è vero che i decenni successivi, dal 70 fino al 2000, poi dopo, ha avuto i temi sui quali la Chiesa italiana si è impegnata, sono stati questi. Il primo, negli anni del decennio 70-80, evangelizzazione e sacramenti. Nel secondo decennio, comunione e comunità. Il terzo, evangelizzazione e testimonianza della carità. Quindi nel corso dei primi tre decenni poi sono stati fatti dei convegni. Normalmente si facevano i convegni di Caritas a metà dei 10 anni per valutare e verificare il percorso fatto. Poi dagli anni 90 si è privilegiato, la Chiesa italiana si è spostata su un altro aspetto. Il convegno di Palermo ha dato una svolta anche a questa agenda di priorità della Chiesa. Quindi la Chiesa italiana sposta tutti gli aspetti sulla cultura e sull'azione politica, ha messo l'attenzione sull'azione politica. Cioè è stata una realtà che ha fatto diventare la scelta di privilegiare l'annuncio glorioso, vincitore, forte, solito, piuttosto che la strada del Cristo uomo accogliente, compassionevole e propositivo. Quindi c'è stato un momento in cui ci siamo dimenticati questi. Allora la Caritas ha assunto un ruolo accessorio, utile certo, ma non centrale. Quindi la periferia funzionale nella quale la Caritas si colloca è quella del soccorso sociale, dell'assistenza, della capacità della Chiesa di essere forte soprattutto in questo campo. E su questo, ecco, bisogna che assolutamente noi riflettiamo, no? Quindi non si è troppo insistito sull'animazione del popolo di Dio. Si è arrivati al paradosso che non importa se a fare le opere della comunità ecclesiale nel suo insieme oppure qualcos'altro, non interessa che la crescita e la costituzione della comunità si realizzi anche attraverso l'incontro e relazione con il disagio e la solitarietà. Qualche volta addirittura, e questo qui è un punto, ecco, sul quale, ecco, forse noi siamo diventati, abbiamo assistito, ecco, no, a organizzazioni governate più dalle logiche di mercato piuttosto che dalle logiche del Vangelo. Addirittura c'è stato l'impegno per andare a cercare, ecco, così, i rapporti con le istituzioni pubbliche, fare delle convenzioni, diventare, ecco, persone che si accaparrano di determinati servizi in contrasto gli uni con gli altri. Addirittura quelli che hanno imparato, ecco, da una modalità di Caritas hanno costituito a realtà parallela alla Caritas per fare le stesse cose che in qualche modo faceva la Caritas. E tutto questo quindi si è ripercorso anche, e qui bisogna, io salto, ecco, sulla formazione dei presbiteri. Quindi noi oggi viviamo una crisi profonda a livello sociale che nasce dal lento ma continuo allontanamento delle istituzioni pubbliche dalla vita e dai bisogni della gente.
Questo che cosa ha portato? Ha portato al fatto che noi abbiamo messo da parte i nostri poveri. Vi ricordate l'esortazione, abbiamo sempre parlato di esortazione Evangelii Gaudium di Papa Francesco. Il Papa ha scritto questa esortazione apostolica soprattutto per le persone che già credono, dà per scontato che si creda. Lui si rivolge ai fedeli cristiani, e se si rivolge ai fedeli cristiani significa che sente, ha percepito, ha capito che nei fedeli cristiani manca forse questo impatto profondo dell'incontro con la persona, e l'orizzonte che hanno è un orizzonte, ecco, soprattutto religioso, cultuale, piuttosto che quello che è il desiderio di Dio e del Signore di incontrare le persone. E quindi ha voluto mettere al centro la realtà dei poveri. Allora perché lui dice bisogna avere un'attenzione religiosa e privilegiata e prioritaria per i poveri? Dice Papa Francesco, dice: io desidero una chiesa povera per i poveri. Perché? Perché ci dà tre motivazioni importantissime sulle quali non possiamo prescindere. Primo, perché ci dice: essi con le loro sofferenze conoscono il Cristo sofferenze e quindi ce lo rivelano. Se non capiamo che le loro sofferenze sono una rivelazione, una manifestazione di Cristo sofferente, la nostra è un'organizzazione che fa servizi sociali. Secondo, la motivazione è che essi hanno in se stessi, nella loro esistenza, la forza una forza salvifica. Cioè loro sono quelli che ci danno la salvezza, ci possono portare al Signore. E il terzo, e ci dicono che dobbiamo porre al centro del cammino della Chiesa, perché se non poniamo loro al centro del cammino della Chiesa è come se noi non mettessimo Cristo al centro. E allora la domanda credo che emerga: ma che cosa dobbiamo fare? Come fare? Papa Francesco ci dice che non si richiedono azioni o programmi o promozione o di assistenza. È dura questa frase, non si richiedono azioni o programmi. Cosa facciamo noi invece? Ci mettiamo lì e programmiamo come possiamo dar da mangiare, come possiamo dar da dormire, come possiamo... Cosa richiede Papa Francesco? Un'attenzione rivolta all'altro, considerandolo come un'unica cosa con se stesso. È molto difficile questa espressione, no? E ci dice che questo modo di pensare è un amore gratuito, un amore che fa vedere di stare lontano da qualunque intento di utilizzare i poveri al servizio di interessi personali o politici. Interessi personali o politici. Quante volte abbiamo sbattuto la testa contro questa frase, ecco: non utilizzare i poveri per se stessi, ma non servirsi dei poveri, ma servire i poveri. Papa Francesco ci chiede proprio questo: il povero, quando è amato, è considerato di grande valore. E una delle preoccupazioni di Papa Francesco è proprio questa. Lo trovate, se prendete l'Evangelii Gaudium nel 2001, dice proprio questa: no? Temo che anche queste parole siano solamente oggetto di qualche commento senza una vera incidenza pratica. E lui è molto preoccupato di questo aspetto, che noi parliamo dei poveri, ma i poveri poi dopo non incidono sulla nostra vita. Quindi la Caritas deve resistere alla tentazione di sostituire la comunità cristiana e di conseguenza i servizi pubblici nell'assistenza ai poveri, senza richiamare fortemente i propri doveri, i soggetti e gli amministratori competenti. Faccio qui un piccolo aneddoto. Ecco, quando facevo il direttore della Caritas, ho incontrato una Caritas che veniva dalla Caritas tedesca, è venuta a visitare la cittadella della Carità. Quando stavamo lì a Santa Giacinta, hanno visto tutto quanto e poi dopo si sono fermati, mi hanno chiamato da parte e mi hanno detto: ma come mai tutta questa gente vive qui? Voi che cosa fate? E noi cerchiamo di dare da mangiare, eccetera. E io cercavo un pochino così ingenuamente di dare risposte a queste persone, e come per far vedere quanto eravamo bravi, ecco, no?
E loro mi hanno guardato quasi compatendomi e dicendomi: ma un anziano da noi non dovrebbe venire alla Caritas a chiedere un posto letto, ma dovrebbe avere, ha il diritto di pretendere un alloggio dignitoso dal comune, dalle autorità pubbliche. Come mai adesso viene a chiedere un posto letto da mangiare a un'organizzazione, anche se cristiana, che è lontana da... Allora, io credo che il nostro compito sarebbe proprio quello, come ho detto prima, la Caritas, prima di tutto, deve essere quella che deve richiamare fortemente ai propri doveri coloro che hanno proprio il dovere degli amministratori competenti di dare risposte ai bisogni della gente. Mi ricordo così che una delle persone che ho incontrato, ecco, nelle vari incontri, ecco, con le Caritas del Lazio, una volta una persona mi scriveva, mi ha fatto vedere una lettera che gli era arrivata, ecco, una madre che ha inviato alla responsabile della consulta regionale una lettera che diceva questo: io sono XY. Si sentono delle voci che vogliono togliere il Dipartimento di Salute Mentale di Priverno. Perché volete fare questo? Io ho un figlio che sono 26 anni di schizofrenia, la leggo così come l'ha scritta quella persona, che sono 26 anni di schizofrenia. Io sono 10 anni in cura, con ansia depressiva. Mio marito ha 70 anni. Ecco, il nostro compito è che queste persone arrivino a dire cose di questo genere. Allora, qual è il compito fondamentale di una Caritas? Che cosa voleva Paolo VI? Che cosa dovrebbe essere? La Caritas dovrebbe essere quella realtà che deve dare, dicevamo sempre, un'espressione, perdonatemi se io mi ripeto, insomma, oramai sono, è colui che deve dare voce a chi non ha voce, per reclamare diritti, invece di chi non ha consapevolezza dei propri diritti. E quindi fondamentale è cercare di capire quali debbono essere i diritti delle persone e in che modo, ecco, le persone che devono dare risposta a questi diritti si devono muovere. E se non si muovono, ecco, che cosa dobbiamo fare? Perché altrimenti noi diventiamo complici, perché ci utilizzano. Fa molto comodo a queste persone, ecco, no? Utilizzarci, perché poi dopo non fanno quello che dovrebbero fare. Non provoco conseguenze. Se io, uscendo dalla chiesa, ecco, do un'elemosina alla persona che sta lì fuori, in fondo io non provoco nessuna conseguenza sociale, proprio lasciando questo spicciolo, ecco, alle persone che stanno fuori dalla chiesa. E tutti quanti fanno così, ecco. Io, quando stavo parroco, cercavo di dire di evitare di fare una cosa di questo genere, ma di parlare con le persone, di capire il perché le persone arrivano lì a tendere le mani e chiedere quella mancia. Ecco. Vi ricordate quella persona che sta nella parrocchia di Sant'Ippolito? Io ce l'ho trovato precedentemente a me, era un indiano, è stato sempre lì, 12 anni, dormiva per la strada, sempre, sempre lì, e tutti quanti gli davano dei soldi, nessuno che si è fermato per tanti anni a chiedere come si dovesse fare. È ovvio che non può essere solamente la Chiesa, non può essere solamente la Caritas, e la Caritas non può essere quella realtà che si deve sostituire a quelli che dovrebbero essere le persone che, davanti alle problematiche delle famiglie, delle persone, dei singoli, dei poveri, poi dopo, ecco, così si mettono al posto loro. Uno dei rischi e dei pericoli grossi è proprio quello di sentirci indispensabili, allora ci mettiamo al posto di e facciamo quello che dovrebbero fare altre. Papa Francesco, in un discorso che lui ha fatto quando stava a Buenos Aires, ha detto questo, ve lo dico: il servizio della Caritas ti deve portare a cambiare radicalmente lo stile di vita. Con grande vergogna abbiamo assistito, sto parlando di molti anni fa, a cene per raccolta fondi per la Caritas, cene lussuose dove venivano sorteggiati gioielli e cose sontuose. Vi ricordate quante volte vi ho detto questa frase? La ripeto, non ho il coraggio anche di farlo. Noi stigmatizziamo sempre gli accattoni, ecco, no? Perché vengono a tendere la mano e poi dopo vengono continuamente. Ecco, no? Però il più grande accattone è la Caritas. Noi tendiamo sempre, se abbiamo un bisogno, scriviamo alle associazioni, scriviamo alle fondazioni, perché le fondazioni ci danno
Poi ognuno ci manda, ecco, la fondazione dal dettaglio, la banca dal dettaglio, ci manda dei soldi e noi contenti facciamo dei servizi al posto di. Allora, diceva Papa Francesco, continuo, errato, questo non è la Caritas. In questione, questo è una ONG. Il tuo cuore davanti a queste cose sembra collocarsi davanti ad una scelta. O appartengo a una ONG o appartengo alla Caritas. Se tu appartieni alla Caritas, cambia stile di vita. Necessariamente tu devi cambiare il tuo stile di vita. Diventerai un amico dei poveri e impoverirai il tuo stile di vita nella modestia austera della vita. Se tu preferirai fare il bene in una ONG, vai pure, mi ricordo, finirai come Susanita, quella della Mafalda. Ti ricordi chi era questa Mafalda, Susanita? Diceva questo: quando io crescerò, andrò ad organizzare un banchetto con paste, tramezzini e cose ricche per comprare polenta, farina e altre porcherie che mangiano i poveri. Ora, se questo è il nostro impegno come persone che lavorano nella Caritas, è ovvio, Papa Francesco gli dice, non è quello che Cristo ti chiede. Allora, coloro che devono fare il servizio nella Caritas devono essere persone che prima di tutto hanno mangiato il corpo di Cristo e devono diventare persone che sanno spezzare la propria vita agli altri. Papa Francesco, nell'Evangelii Gaudium, numero 203, si fa questa domanda. Dice, anzi, dà fastidio che si parli di etica, dà fastidio che si parli di solidarietà mondiale, dà fastidio che si parli di distribuzione delle ricchezze. Ma noi siamo quelli che diamo fastidio? Oppure l'estenuante ricerca di convenzioni da stipulare con gli enti pubblici ci ha portato a sacrificare il servizio alle comprensibili logiche della sopravvivenza e della visibilità? Chi di noi è rimasto sconcertato ed ha alzato la voce davanti alle notizie che ci vengono in questi tempi, che la popolazione, per esempio, una certa percentuale della popolazione ha un reddito enorme, ecco, in confronto, non abbiamo detto niente, nessuno dice niente. Quindi siamo seduti sullo scrono della comoda indifferenza, ci domanda Papa Francesco. Vi ricordate quando è andato a Lampedusa, ecco, davanti al dramma, ecco, di queste persone, ecco, no? diceva proprio questo, ecco, non abbiamo più la capacità di piangere, di avere gli occhi che fanno lacrime vere. Ecco, no? Allora cosa chiede, ecco, Papa Francesco? Cosa dovrebbe essere oggi la Caritas? Ecco alcuni spunti, ecco. Innanzitutto ci deve essere un linguaggio che è vicino all'uomo di oggi. Parla di Gesù, ma si parla di Gesù non con le chiacchiere, con le parole, con i fronzoli e con i merletti, ecco, e con le autorità. Si parla di Gesù con la propria vita, nelle scelte che Gesù ha fatto, nella realtà che lui ha messo in piedi. Ecco, no? E poi ci chiede ancora di essere capaci di un rinnovamento della Chiesa, una riforma in un suo orientamento missionario, cioè missionario, ma non significa accaparramento cioè conquista di persone, ecco, per diventare più potenti e per contare di più, ecco, davanti a questa società. Avete sentito quanti strilli ci sono stati fatti in questo periodo perché non ci facevano celebrare le sante messe, ecco, no? Quante persone ci hanno detto o ci hanno detto cose di questo genere? No? E invece di riflettere su quello che noi siamo, invece abbiamo preteso che la nostra realtà fosse riconosciuta a pari delle palestre, perché nelle palestre si può andare a fare esercizi, invece in questa non si può andare. Quindi noi siamo discriminati e noi non siamo riconosciuti. E quindi qual è la lezione che dobbiamo apprendere e capire oggi? No? E un altro punto, ecco, noi dobbiamo porre l'accento su una Chiesa in ascolto, umile, povera, che si concepisce come pellegrina, una Chiesa che sa stare sulle strade della gente, come compagna di viaggio, vicino alle persone che soffrono, alle persone che camminano nelle difficoltà dell'esistenza. Oggi credo uno dei problemi più grossi che abbiamo è proprio quello dello scoraggiamento
perché non si ha il senso della una prospettiva di vita. Ecco, no? Si è visto che in fondo quello che ci sta intorno può in un attimo scomparire, si rimane smarrite. Quindi si ha bisogno di una Chiesa che dà il primato alla persona, alla vita, rispetto alle strutture, all'organizzazione. E noi invece siamo sempre lì puntando i piedi perché dobbiamo organizzarci. Noi moriremo schiacciati dalle nostre organizzazioni, dalle nostre realtà, dalle nostre strutture. Le strutture stanno diventando un tale peso per cui noi moriremo schiacciati dalle strutture. Allora, la domanda che noi dobbiamo farci è se le nostre parrocchie sono un'organizzazione, sono una struttura o sono comunità che sanno parlare di Gesù Cristo. E che cosa c'è da riformare, che cosa c'è da riorientare? Io credo che questo è quello che dobbiamo domandarci, su cui dobbiamo riflettere. Altrimenti siamo persone che in qualche modo continuano sempre a piangere e a chiedere di essere riconosciuti perché siamo tanto buoni, tanto bravi, facciamo tanto del bene, andiamo a finire sui giornali, andiamo a finire sui telegiornali, andiamo a finire facendo vedere che le nostre opere sono belle, buone e grandi, ecco, no? Perché noi siamo bravi. Ora, questo non è secondo lo spirito che Papa Francesco ci dice. Quindi mi sembra allora che quello che dovremmo fare è una capillarizzazione della Caritas attraverso le parrocchie. Quindi dobbiamo contagiare le comunità parrocchiali con una nuova mentalità che non si limiti al pacco di generi alimentari, che non si pensi in termini di comunità. Io mi ricordo quante volte, quanta sofferenza ecco, sentivo quando appartenevo a un gruppo, poi dopo mi ci sono cancellato perché quelli che andavano in giro la sera intorno alla stazione Termini e la sera uscivano i comunicati dicendo noi abbiamo dato 120 panini, noi 50, noi 20, noi siamo da qui, noi siamo da là. Quindi diventa più autogratificazione di un bene che si fa piuttosto che incrementare, cioè un rispettare le persone perché vengono tolte. Allora, quante persone bussano al nostro centro d'ascolto? Ma che cosa ci porta a vivere il Vangelo della fraternità e della giustizia? Io ricordo, e questo lo ricordo con tanto dolore, una volta ho fatto una riunione con tutti quanti i responsabili delle in una prefettura, ecco, no? Non dico dove e come, ecco, no? Con i responsabili della Caritas. Vicino, nella stanza vicino, c'era qualcuno che era più importante di me che stava facendo il discorso con i catechisti. Ecco, no? Quindi io parlavo ai responsabili della Caritas, vicino c'era qualcun altro che parlava ai catechisti. Perché? Perché lì c'era qualcuno che parlava di Gesù Cristo, noi come la Caritas eravamo persone che parlavano solamente della realtà sociale delle persone. Ecco, no? Se le comunità parrocchiali non capiscono che parlare della carità, parlare dei poveri, significa parlare di Gesù Cristo, e se non capiscono che la grande catechesi è rispettare la persona perché Dio ha rispettato ciascuno di noi come persone, noi annunceremo delle verità ecco, religiose, saremo delle persone che in qualche modo ecco, danno delle risposte ai bisogni religiosi, ma non danno delle risposte che sono secondo il Vangelo. C'era una volta un beduino nel deserto che guidava una carovana di persone e lì tra le dune ogni tanto stendeva il dito e diceva non di qui, ma di qui, non di qui, ma di qua, non di qui, ma di qua. Alla fine uno, ossessionato da questo continuo raddrizzamento di rotta, tirò fuori la pistola e gli sparò, mentre lui ancora con il dito puntato diceva non di qui ma di qua. Ecco perché ho ricordato questo aneddoto, perché questo qui era un aneddoto che aveva raccontato Don Tonino Bello, ecco, perché diceva che l'aveva sentito da Romero, ecco, no? E diceva proprio questo, perché il nostro compito è proprio quello del beduino del deserto, di dire, cioè il compito della Caritas, il compito è quello di indicare il percorso, non di realizzare. E quindi se noi non siamo quelli che indicano il percorso, noi stiamo fuori strada,
Il nostro compito è proprio quello lì, di dire guardate che se facciamo così noi potremmo fare anche 10.000 pasti al giorno perché questo qui è una cosa bellissima, ma se è fuori strada, li portiamo fuori strada, questo qui non è il nostro compito, noi dobbiamo essere capaci di vedere qual è la strada e il percorso che dobbiamo, e noi dobbiamo essere quelli che indicano il percorso, che aiutano la gente ad andare a vedere. Ci possono pure sparare perché diamo fastidio con il dire certe cose. E non ci adattiamo un pochino alla mentalità della gente che vorrebbe solamente che noi in qualche modo li sostituissimo o facessimo delle cose che in qualche modo possono tranquillizzare, ecco, la società. Tanto ce la Caritas, avete visto, ecco, Giannelli su Corriere della Sera ci dice beh, in fondo poi dopo tanto ci sarà la Caritas che darà da mangiare a tutti, ecco, no. Se noi non siamo quelli che puntano il dito, che indicano il percorso, e noi stiamo fuori strada, ecco, io credo che il nostro compito delle comunità parrocchiali è quello di indicare un percorso all'umanità, agli uomini, non di essere i più bravi che vanno avanti e fanno questo in contrapposizione, ma indicare un percorso. Se poi dopo ci vengono, vanno, innanzitutto ci andiamo noi, se poi vengono anche loro, ben vengano, ecco. Però indicare questo percorso è la cosa fondamentale, importante, quello di essere persone che sanno vedere i problemi, capire i problemi dell'oggi e indicare i percorsi, questo è il nostro compito. Ma non è facile, non è semplice. E non è facile, non è semplice perché molte volte, ecco, siamo come dire, affogati sulle risposte immediate, ecco, invece dovremmo avere la lucidità di capire anche i percorsi sociali. Scusa tanto, ma adesso noi stiamo parlando attraverso tutti questi strumenti, ecco, no? A voi 5 anni fa ci avreste mai pensato? Io non ci avrei mai pensato che avremmo potuto fare una cosa di questo genere. Cosa significa? Dove andiamo a finire? Fra 5 anni, fra 10 anni, che cosa sarà questa nostra società? Come dobbiamo organizzare l'indirizzo? Cioè adesso ci chiuderemo tutti quanti nelle nostre case e non ci incontreremo più? Quindi noi dovremmo essere capaci di capire che cosa sta avvenendo e cercare di indicare i percorsi. Questo è il nostro compito per aiutare l'uomo. Allora, chiudiamo con questa frase di Papa Francesco, va bene? Ve la dico allora, numero 199, che c'è? Dice così, il nostro impegno non consiste esclusivamente in azioni o in programmi di promozione e assistenza. Quello che lo spirito mette in moto non è un eccesso di attivismo, ma prima di tutto un'attenzione rivolta all'altro, considerandolo come un'unica cosa con se stesso. Ecco, questo ce lo dice Papa Francesco. Vi auguro proprio che possa diventare, per me lo dico prima di tutto e poi per ciascuno di voi, un'attenzione privilegiata e importante, quello dell'altro, l'attenzione all'altro, perché lì io incontro Cristo. Se non ci cresce dentro la sensibilità di incontrare Cristo nel mio fratello, nell'altro, io Cristo non lo incontro. Grazie, buonasera, buon lavoro.